Si chiama boom. via. Tuca tuca Tuca. tuca. Ta-dam. L'ho Cosa inventato fai? io per poterti Di dire mi piace, mi piace, mi piace, mi mi piace, piace, mi mi piace, piace, mi 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 piace
meraviglia, meraviglia. Guarda, no, vabbè, bellissimo. Avremmo tentato di farlo anche noi, ma con la differita sarebbe venuta fuori una tragedia. Abbiamo preferito farlo fare solo a voi, che succedeva il panico. Bellissimo. Bravissimo, bravissimo. Questo è un altro sogno realizzato, a posto, e siamo già a due dall'inizio. No, vabbè, sto male. Senti, Carmen, stasera arriverà Ignazio Moser. Tu hai fatto il GF VIP con Ignazio Moser. Ci racconti un po' come lui è, se è, diciamo, pronto secondo te per fare l'isola? Come lo vedi? Sì, Ignazio è prontissimo, farà una gran bella figura. A parte che lui è splendido, è un ragazzo meraviglioso, simpatico, poi... ma si troverà benissimo, poi ha una grande personalità e poi lui non molla, quindi se aveva, c'è un obiettivo, lui lo, cioè è un uomo che ci potrà far, che racconterà tante cose, ci racconterà, e quindi sarà molto bello. E poi mi è piaciuto molto perché quelle settimane che ero al Grande Fratello, lui è lì che lui e Cecilia hanno iniziato questa relazione sotto i nostri occhi. E io voglio essere sincera, all'inizio ero un po' titubante perché ho detto, sai, è la situazione, l'ambiente, il Grande Fratello, insomma, il tempo che c'è. E invece, chapeau, è durata, perché hanno dimostrato di essere una gran bella coppia, un bell'amore. È bellissima, lui anche, si trovano bene, e gli facciamo tanti in bocca al lupo. Assolutamente, in bocca al lupo, oltre ogni aspettativa, vedi? Un pochino. Ma infatti, a proposito di gelosia, ad esempio, infatti, c'è Jill sull'isola, e come avete visto, insomma, sta vivendo la distanza dalla sua fidanzata in maniera un po', insomma, la sta subendo abbastanza. Voi, quando siete stati separati per parecchio tempo, insomma, perché facendolo in momenti diversi, anche la versione spagnola, insomma, separati per molto tempo, come l'avete vissuta questa distanza? Ma io, personalmente, male, perché io non posso stare solo. Senza Carmen non posso stare. Lo dico questo, ma non è una battuta. Proprio io sono... No, Cuccio. Ma è la verità, perché io solo sono perso. E senza la mia famiglia, in questo caso Carmen, Maria, io per me proprio è stato... Io una volta sull'isola, ti dico, quando Carmen era in Spagna, si fece male con il machete. Mi tagliai tanto, esatto. Schizzo di sangue pazzesco, esatto. Mamma mia, addirittura. Ho preso la moto e ho fatto Roma Madrid in moto per andare a vedere che si era fatto. Che amore,